Ciao Luca. Noi di Antenna 2 vogliamo augurarti un buon viaggio. Buono come è stato il nostro insieme. Ci siamo proprio divertiti. Nella tua passione ci ha contagiato tutti. Questo è stato il bello. Un gruppo che non doveva fare un programma, ma lo voleva fare. Questa è la differenza. Perché la passione era comune, perché la voglia di stare insieme, la voglia di divertirci era l'unica motivazione. E qui, Luca, non ti sei mai tirato indietro, sempre presente ad ogni chiamata. Luca, eri travolgente, la tua sonora risata, la capacità di smussare gli angoli anche quando gli argomenti diventavano un po' troppo spigolosi, le tue battute, la voglia di prendersi in giro sui tuoi trascorsi calcistiche, sulle chilometriche interviste di Arnaldo, sui pupilli di Stefano, le convinzioni di Paolo, il tifo di Savi, tutto in serenità. Solo con la voglia di stare insieme e condividere un'unica grande passione, il calcio. Luca, ci mancherai fisicamente, ma con noi ci sarai sempre. E la tua maglia in studio sarà sempre testimone della tua presenza. Buon viaggio, Luca. Ti immagino già su, in un immenso campo sportivo. Riprendi i guantoni, grande portierone, e rimettiti là dove ti piaceva stare. Rimettiti in porta, dove da palo a palo ti piaceva volare. Ciao Luca. E così te ne sei uscito dal campo senza girarti, in silenzio questa volta, e rapidamente. Troppo rapidamente, ci hai sorpreso, ci hai annichilito. È come se la tua precoce uscita ci facesse considerare anche il termine temporale della nostra esistenza. Troppo breve. Com'è possibile che un ragazzo grande e grosso come te lasci definitivamente la partita della vita? Com'è possibile che ci lasci da solo, proprio tu che spronavi a lottare e a non mollare mai? La tua forza non era solo nel fisico possente, ma in quella capacità esclusiva, a volte provocatoria e sempre diretta nel parlare, che facevano di te una persona particolare e carismatica. Nel nostro gruppo ognuno ha il soprannome in base alle proprie caratteristiche e tu eri game, cioè gioco, partita, quel nome che rifletteva forse parte della tua vita ed ora è diventato per sempre anche la nostra. Conoscendoti bene non avresti voluto troppi discorsi, così addio caro amico di tante partite, allegro compagno del famoso terzo tempo. Rimarrai sempre nei nostri cuori, nel cuore dei tuoi amici del sacco.